Beh, raccontare cosa è stata per me la marcia zapatista oltre 20 anni fa, insomma, è così un bel tuffo nel passato. Innanzitutto, vabbè, un insieme di emozioni, emozioni fortissime, dalla partenza, dal centro sociale Rivolta con le tute bianche all'arrivo a San Cristobal, insomma, quando ancora non sapevamo cosa ci aspettava, cosa ci avremmo incontrato e quali avventure incredibili avremmo vissuto. E poi è stata un'escalation, un'escalation sempre più di emozioni sempre più forti, e però se devo pensare a quello che più mi è rimasto in mente sono i sorrisi degli Indios, i sorrisi dei bambini che rincorrevano i nostri pullman agli ingressi di ogni paese dove appunto accompagnavamo la comandanza. I sorrisi al mattino quando ci veniva offerto il caffè e diciamo la colazione, per cui è proprio episodi specifici non ne ho, se non quando una notte cercavamo di accendere il fuoco, ma faceva freddo, era una notte molto umida e piovosa, e la comandanza ci aiutò ad accendere questo fuoco e a riscaldarci per la notte. Altri momenti possono essere stati ovviamente l'ingresso al Zocalo alla fine della marcia, e comunque anche la stanchezza, la voglia di lavarsi, la voglia di mangiare della frutta, insomma ci sono stati dei momenti di sconforto, però ovviamente quello che più resta impresso, insomma, a distanza di 20 anni è proprio l'emozione di aver partecipato a un evento unico, irripetibile, e che spero che adesso invece si possa ripetere al contrario, appunto con l'arrivo della delegazione zapatista in Europa e soprattutto con l'arrivo della delegazione qui nei nostri territori. Per cui spero di ricambiare con i sorrisi, spero di ricambiare appunto anche attraverso la condivisione delle nostre lotte territoriali e delle nostre battaglie quotidiane, tutto quello che nel corso di questi 20 anni, insomma, un po' alla volta, ho assorbito, perché ovviamente non abbiamo cambiato vita, no? Siamo ritornati nei nostri territori, ma la nostra voglia di far parte appunto di un movimento dal basso che combatte contro le nostre, contro tutte le ingiustizie, da allora è continuato. Per cui io spero vivamente di poter appunto in qualche modo ricambiare l'accoglienza che ci è stata data 20 anni fa, e sarebbe bello in qualche maniera rivivere anche con loro, con qualcuno che si ricorda, con qualche zapatista che si ricorda di noi e delle nostre tute bianche ormai dopo pochi giorni sporche dal colore della terra, appunto, ricordare e rivivere insieme a loro questi momenti.